Ciao ragazzi e ragazze. DAZN! DAZN! Perché non metti un numero di telefono? Così magari tipo. Adesso arriva la partita, ragazzi. Adesso ci arrivo. Così magari ti possiamo insultare. Ma come si fa? C'è chi paga 30 euro al mese per vedere sto schifo. Eh? Ma poi come mai in sala non si vede e in camera sì? Stessa casa! Ma cos'è sta cafonata? Ci avete messo pure un mito, una leggenda, come Lino Banfi a farvi pubblicità. Porca puttana! Vergognosi, vergognosi. Se c'era la Juventus prendevo sto. Vergognosi, lasciate i diritti a Sky, che pagavamo fior di piccioli, ma almeno da un servizio ottimo. Merde, merde, connessione 1 giga, va anche a scatti, va, 1 giga ragazzi ho in casa, 1 giga va anche a scatti, 720p, neanche 1080p, facce di merda. Comunque, sono riuscito a vederli in camera, ragazzi. Ho mangiato qua sulla scrivania, accucciato come i bambini. Ma alla fine a sprazzi. Ma sono riuscito a vedere sta cazzo di partita. E facciamo i complimenti, ragazzi, senza alcuna discussione al Napoli. Punteggio pieno. Dopo quante cazzo sono? 5-6 giornate. Sono talmente incazzato che ho perso pure il conto. Veramente una squadra straordinaria. Un meccanismo perfetto. Complimenti. Poi magari non durano. Non durano, per carità. Ma intanto la classifica dice questo. A punteggio pieno. A punteggio pieno dopo 5-6 giornate, quelle che sono. Il segreto, oltre a Spalletti, che è un allenatore, gente che io ho stimato sempre. Sempre, sempre. Ma il segreto di questa squadra è nella terra del mezzo. Fabian Ruiz, Anghissa, Zielinski. Questo è un centrocampo, perché voi lo sapete tutti che le partite si vincono soprattutto nella terra del mezzo. Questo è un centrocampo top, over the top, che si completa perfettamente. Ma sto Anghissa, dove cazzo l'avete preso? Meno male che il Napoli non aveva fatto mercato. Questo vale per 5, vale. Salta l'uomo, difende, attacca, tira in porta. Mamma mia, ma no, non so quanti anni ha, ma è una bestia questo. DAZN, maledetto, mi fa entrare i vicini in casa. DAZN! È una bestia, ragazzi, è una bestia. Poi hanno Osimhen che ce l'hanno avuto solamente in parte nella stagione passata. Questi sono i soldi, 70 milioni, gente, ma investiti bene. Questi sono i giovani da prendere. Perché Osimhen, io l'ho sempre detto, che è un grandissimo attaccante. Deve solo trovare continuità, e magari quest'anno ce l'avrà. E ha anche iniziato benissimo. È una squadra che segna tantissimo e soprattutto, gente, un'altra cosa molto importante, non prende gol. Non prende gol. Non prende gol. Hanno preso solamente 2 gol in. Quante cazzo di giornate sono? Vabbè, 5, 6, quelle che sono, mi sembra 5. Solamente 2 gol. Solamente 2 gol. E hanno vinto in due campi, gente, che in poche squadre l'Inter ne sa qualcosa. Faranno pochi punti. A Genova con la Sampdoria. E ad Udine con l'Udinese. 04-04, ragazzi, in trasferta. Tanta tanta roba. Tanta tanta roba. Roba del cazzo anche tu. Questa era la prova del 9. E il Napoli l'ha superata. Poi ripeto, magari a lungo andare ci mollano, perché anche Sarri addirittura ha iniziato con 8
vittorie consecutive. Però intanto sono lì. Sono lì e per il momento, fanno paura, gente. Fanno paura. Amazon! Restituiscici i soldi. Like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche su tutte e sempre fino alla descrizione. Forza Juve, sono sportivo ma sempre Forza Juve, gente. Ciao.